Cazzo, ho finito di fare il circuitino adesso, al volo. Stai guardando anche Facebook? Ok, ci siamo. Perfetto. Ok. Buongiorno a tutti. Come promesso, siamo qua in diretta oggi a scambiare due chiacchiere con Yader Fabbri, che molti conoscono. Per chi non lo conosce, lo presenterò. Prima di presentare Yader Fabbri, per chi non mi conosce, sono Maurizio Radi, sono il titolare di Fisioradi Center di Pesaro, fisioterapista e osteopata. E che svolge ormai questo lavoro da più di 30 anni, titolare del centro dove Yader Fabbri viene a fare consulenze ormai da diversi anni. L'ho invitato oggi per fare una chiacchierata. Yader Fabbri è un biologo nutrizionista, dietista, divulgatore scientifico, ha ormai pubblicato tante cose, tanti articoli. Ed è autore di anche diversi libri, tra cui l'ultimo, Indice di equilibrio, che molti naturalmente hanno già visto, hanno probabilmente anche letto. E quindi in questo momento, dove è un mese e mezzo che non ci vediamo, perché naturalmente in questo periodo di questo maledetto Covid-19, un po' le attività si sono rallentate, anche se noi siamo rimasti sempre aperti per dare un'assistenza a quei pazienti in fase acuta, a quei pazienti appena operati che non potevano interrompere la fisioterapia e la riabilitazione. Quindi, in questo periodo strano, particolare, cerchiamo di dare anche un'assistenza online su alcune cose. Qualcuno avrà visto le mie dirette di indoor cycling, allenamento per ciclisti. Oggi con Yader inizieremo anche queste videoconferenze dove vi porteremo direttamente a casa alcune informazioni. Yader, ti volevo fare un paio di domande, non tanto per me, ma anche per dare alcuni consigli a chi ci ascolta, a chi ci segue. E in questo periodo, come tutti dicono, come leggiamo, come continueremo a leggere, come sicuramente sarà, sono cambiate le nostre abitudini, soprattutto in questo momento dove l'80-90% delle persone sono a casa, e nel cambiare le abitudini probabilmente sono cambiate anche le abitudini alimentari. Qualcuno dice che questo periodo ci porterà a un cambiamento generale di quello che sarà poi il nostro futuro. Potrebbe essere, questo poi è tutto, il futuro è sempre una cosa molto indecisa e purtroppo che nessuno sappiamo. L'unica cosa che sappiamo, la certezza, è sicuramente il passato e il presente che stiamo vivendo. Ma se cambiano le abitudini, cambieranno le abitudini, forse sono cambiate anche le abitudini alimentari. E io mi chiedo, sicuramente in questo periodo dove tutti siamo dentro casa, dove abbiamo meno impegni lavorativi, forse sono anche migliorate le nostre abitudini alimentari, perché forse in questo momento, essendo più tranquilli, essendo meno stressati, correndo di meno, andando tutti a fare la spesa, ricucinando dentro casa, possiamo anche sfruttare questo periodo per riequilibrare meglio anche la nostra alimentazione. Tu cosa ne pensi da questo punto di vista? Allora, intanto buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio ormai, e grazie per avermi invitato per fare due chiacchiere molto volentieri. Allora, cosa è cambiato in questo periodo? Cosa ci aspetta il futuro? Beh, intanto hai detto una cosa molto, secondo me, saggia e corretta, e io ripeto sempre nei webinar, nei seminari o nelle dirette o nei video che faccio. Il futuro è sempre una cosa nuova per tutti, e quindi per forza è diverso dal presente e dal passato. Quindi il futuro che ci aspetta sicuramente sarà diverso dal passato, ma non per questo de deve essere per forza peggiore o negativo. Da un punto di vista alimentare o di stile di vita, oggi questa quarantena inizialmente
da quello che posso aver riscontrato anche su alcuni clienti che continuo a vedere in videochiamata, quindi sto facendo comunque il mio servizio che ho sempre fatto per persone che non riuscivano a raggiungere gli ambulatori, oggi mi fa un po' più, tra virgolette, specie, perché comunque lo faccio anche per la gente che abita vicino agli ambulatori dove posso andare. Quindi oggi ho esteso quello che facevo prima per le persone distanti anche per le persone vicine. E quindi confrontandomi con loro in realtà trovo due grandi categorie di persone. La prima categoria sono persone che all'inizio giustamente si sono un po' preoccupate di questa quarantena e quindi hanno un pochettino anche accusato e compensato con il cibo. Dall'altra parte però devo dire che nel lungo periodo di questa quarantena si sta notando che invece è un periodo interessante da un punto di vista sociale, perché oggi le persone si muovono di più, fanno più attività fisica. Oggi io stesso ho appena finito adesso di fare un circuitino di quelli che pubblico ogni tanto, da un'oretta neanche, anche meno, e diciamo che quindi se prima le persone potevano utilizzare nella propria settimana solo magari 2 o 3 ore di attività fisica a settimana, oggi stando in casa, avendo un po' più tempo, sicuramente ci sono persone che addirittura riescono a fare più allenamenti al giorno perché seguono seminari, seguono webinar, seguono un po' di tutto. Quindi questo ci deve un attimo far riflettere sul fatto che se noi in questo momento facciamo attività fisica anche per passarci un po' il tempo in maniera migliore, dall'altra parte possiamo cercare di ottenere questa abitudine poi anche in futuro, finita la quarantena. Da un punto di vista alimentare, purtroppo da un punto di vista di acquisto, i dati dicono che oggi gli italiani hanno acquistato molti più cibi di pessima qualità, quindi più junk food come le pizze surgelate, le patatine oppure le merendine. Questo lo dicono i dati appunto confrontati con l'anno precedente di acquisto. Però dall'altra parte ci sono anche persone che hanno deciso che in questo periodo dove non escono di casa e quindi hanno meno possibilità di incappare in cene, aperitivi, da quel genere, si sono messi in maniera rigorosa a seguire un'alimentazione corretta in maniera migliore rispetto al solito. Quindi diciamo che da un punto di vista di stile di vita, per quello che posso aver capito io con i clienti o le cose che ho fatto in questo mese, in realtà la società sta, da un punto di vista alimentare o di attività fisica, sta anche migliorando. Poi ci sarà sicuramente una parte che sfogherà anche le tensioni della quarantena sul cibo, ma la disciplina sicuramente può darci un buon risultato. Bene, quindi il consiglio che possiamo dare anche a tutti quelli che delle volte quando diciamo stai attento e mangia correttamente, alcune risposte che poi io sento anche in ambulatorio, perché poi naturalmente dare il consiglio a un paziente di alimentarsi correttamente non è solo utile per dimagrire o non perdere peso, ma poi c'è tutto anche un apparato diciamo osteomuscolare, scheletrico, che ne risente. Quindi delle volte quando dice un paziente, sai, sarebbe corretto che tu seguissi un piano alimentare migliore e perdere magari un po' di chili perché la tua schiena soffre meno oppure le tue ginocchia soffrono meno, delle volte ti senti rispondere, ma sai, io vado via la mattina presto, torno la sera tardi oppure sono sempre in albergo, come faccio di qua di là? Quindi forse questo è il periodo dove anche queste persone che stanno a casa possono riscoprire, soprattutto rimodellarsi su dei corretti orari e una corretta alimentazione, che poi io dico sempre, quello che è sempre in albergo, non è poi così difficile mangiare bene, perché vai a colazione, vai a cena, vai a pranzo, c'è tutto, insomma faccio più fatica io che vado via la mattina alle 7 e poi torno a casa la sera alle 9. L'altra cosa, in questo periodo, come hai detto giustamente te, c'è chi forse all'inizio può aver esagerato perché sei a casa e ti viene da mangiare tutto, poi piano piano ti regolarizzi. E quindi in questo periodo, per una persona, Yadar, che sta tutto il giorno dentro casa, come consiglieresti il piano alimentare dalla colazione alla cena? Beh, io consiglio quello che ho scritto nel mio libro, che faccio poi nella mia attività ambulatoriale.
indipendentemente dal fatto se uno sta in casa o meno. La problematica di stare in casa è darsi una disciplina per rispettare i pasti e non farne di ulteriori ingiustificatamente. Quindi la problematica è quella lì. Dal punto di vista pratico, una colazione che molti miei colleghi danno, ad esempio, è quella delle fette biscottate con la marmellata, perché viene pensato che questa, da un punto di vista nutrizionale, l'alimentazione che noi dobbiamo fare per colazione, noi quelli che pensano di fare la dieta mediterranea. In realtà di mediterraneo c'è poco, e in più in questo caso sbilanceremo la glicemia subito dal mattino, perché avremo un picco di zuccheri nel sangue, una caduta di zuccheri nel sangue. Questo è probabile che ci porti poi a metà mattina a dover mangiare ancora qualcos'altro. Una cosa che io ho fatto vedere anche nel mio video sul mio canale YouTube è quella di sì mangiare magari anche le stesse identiche fette biscottate con la marmellata, ma ho fatto vedere, misurandomi la glicemia, che se io vado ad aggiungere ad esempio una buona quantità di ricotta, a quel punto la mia glicemia sarà più stabile e riuscirò tranquillamente a poter riuscire a avere meno fame e portare avanti la mia attività lavorativa in casa o comunque le mie attività quotidiane nel migliore dei modi. Metà mattina, metà pomeriggio facilmente potrebbe essere un buon consiglio usare frutta di stagione, visto che stiamo andando verso la primavera, verso l'estate, dove iniziano a esserci molti tipi di frutta anche in Italia. Dall'altra parte, per pranzo e cena si può prediligere verdure e frutta se vogliamo fare un pasto un po' più leggero, perché magari stiamo in casa, non abbiamo granché da fare, oppure se vogliamo essere un po' più sazi, magari anche una fonte proteica più o meno ricca, che può essere di origine animale come le uova, la carne, il pesce eccetera, oppure anche di origine vegetale, perché no, i fagioli di soia o altre, abbinato sempre a una buona quantità di verdure e olio, che assolutamente è salutare. E se una persona vuole inserire i carboidrati ad alto indice glicemico come il pane, la pasta, le patate eccetera, può farlo tranquillamente, ma quello che io consiglio è fare esattamente il contrario di quello che consigliano l'80% di tutti i miei colleghi, ovvero i miei colleghi consigliano un piatto di pasta e basta a pranzo, mi raccomando, un po' condito con le verdure e l'olio, e io ho fatto vedere in un mio video sul mio canale YouTube dove io faccio lo stesso identico piatto di pasta, ma abbino una grande quantità, ad esempio in quel caso, di tonno, e faccio vedere che la glicemia nelle 2 ore successive rimane più stabile rispetto al piatto di pasta da solo. Questo mi dà la possibilità, con l'abbinamento proteico, di rimanere più sazio, aver mangiato di più, certo più calorie, ma avere meno possibilità anche di ingrassare, per un effetto di compensazione che il nostro corpo ha, che è quello del passaggio dell'insulina per abbassare la glicemia. Quindi oggettivamente non è questione di mangiare meno, è questione di mangiare meglio e qualitativamente parlando, rispetto a quantitativamente parlando, come appunto insegno nel mio libro che tu hai citato, che è l'indice di equilibrio. Quindi, detto questo, siccome in questo periodo ormai siamo tutti o davanti alla televisione o su Facebook, vediamo video, vediamo dirette di medici, vediamo interviste, e ritornando a questo discorso di questo benedetto Covid-19, che naturalmente è un virus molto bastardo, aggressivo, che ha messo in difficoltà tutto il sistema sanitario mondiale. E l'altra sera ascoltavo un medico, non l'ultimo arrivato, perché adesso non mi ricordo quale università tedesca lavora, ma è un italiano, che poi è colui che ha dato l'input di mettere i pazienti a faccia sotto quando sono ventilati per una migliore ventilazione polmonare, e visto che hanno fatto tanti tentativi anche a livello farmacologico, forse finalmente sono riusciti adesso a trovare il bando della matassa. Ma lui stesso diceva che sicuramente molti, e ancora oggi forse quelli che non hanno problemi con questo maledetto virus, sono quelli che hanno un forte sistema immunitario. Quindi da un punto di vista alimentare possiamo aiutare a rinforzare il nostro sistema immunitario, magari assumendo più o meno cibi diversi, e in quale modo?
Allora, sì, alla base di questo sicuramente le persone, allora intanto per cominciare sul coronavirus o comunque il Covid-19 ci sono molte persone che sono asintomatiche. Io ho visitato alcune mie clienti che hanno il coronavirus, eccetera, una di queste fa fatica a uscirne, ma i suoi familiari, ad esempio, hanno avuto, uno ha avuto la febbre, altri due non hanno avuto la febbre, hanno avuto tosse raffreddore. Quindi ognuno di noi reagisce in relazione a come ha proprio il proprio sistema immunitario. Noi che possibilità abbiamo nelle nostre mani per poter riuscire a stimolare il nostro sistema immunitario? Beh, allora, intanto per cominciare dobbiamo cercare di tenere bassa l'infiammazione silente. L'infiammazione silente, anche di questo ne ho parlato appunto nel mio canale, l'infiammazione silente è quell'infiammazione che non è in acuto, dove io vado da Maurizio a farmi trattare un ginocchio perché ho avuto un trauma, ma è un'infiammazione che io costantemente ho in relazione al mio stile di vita, non solo a livello alimentare, ma comunque al mio stile di vita. Se però a livello alimentare io altero costantemente la glicemia, l'insulina può generare un'infiammazione maggiore e quindi il mio stato infiammatorio può essere più alto. Quindi tenere sotto controllo la glicemia, come ho insegnato prima, e tenere sotto controllo l'insulinemia sicuramente aiuta quello che può essere la diminuzione dell'infiammazione corporea. Seconda cosa, controbilanciare quello che è il nostro equilibrio di acidi grassi essenziali tra omega 6 e omega 3. Se io assumo nella nostra alimentazione quotidiana, noi assumiamo una buona quantità di omega 6 che purtroppo è troppo alta rispetto a quello che noi dovremmo aver bisogno. Quindi non è importante ridurre gli omega 6 perché anche questi sono essenziali, ma è importante controbilanciarli con una dose di omega 3 più alta che attraverso il cibo non riusciamo a inserire nella nostra alimentazione. Quindi un'integrazione di omega 3 di un prodotto integratore distillato a livello molecolare, eccetera, ci può essere di aiuto e quindi questa è la seconda cosa che possiamo fare. Di certo, tenere a bada e tenere a posto il nostro sistema digerente è molto importante, in particolar modo l'intestino. L'intestino è, diciamo, la culla del nostro microbiota intestinale. Noi abbiamo 1,5 kg di batteri all'interno del nostro intestino che sono il nostro microbiota intestinale. Più questo sta bene, più noi siamo in salute. Quindi la cosa molto importante è cercare di prendersene cura e questo lo possiamo fare attraverso l'utilizzo di un'alimentazione corretta, utilizzo prettamente appunto di frutta e verdura che aiutano la proliferazione del microbiota positivo per per il nostro stato di salute e quindi potrebbe essere anche a volte utile fare un'integrazione. In ultimo, esporsi al sole in questo momento, visto che comunque c'è la possibilità di farlo, e prendere anche un'integrazione di vitamina D può essere molto utile. Questo venerdì uscirà un mio video su uno studio che è stato pubblicato il 31 di marzo, quindi qualche giorno fa, sull'importanza della vitamina D nel prevenire le complicanze anche dal coronavirus. È già stato correlato la concentrazione di vitamina D rispetto al rischio di ammalarsi di influenza stagionale, ma adesso a questo punto è stata correlata anche sul fatto di ammalarsi di coronavirus o avere delle complicanze legate al coronavirus. Non è tanto prendere il virus, ma è quanto dover aver bisogno di terapia intensiva o andare a finire appunto in una complicazione dello stato influenzale della malattia. Quindi la vitamina D deve essere tenuta sicuramente in considerazione. Un po' c'è la possibilità di esporsi al sole in questo momento, dall'altra parte, se noi integriamo la vitamina D, può essere abbastanza importante. Addirittura in questo studio si citava un quantitativo davvero elevato per le persone a rischio, quindi per la classe medica, la classe paramedica, eccetera, per chi è a contatto con molte persone, vengono considerate persone a rischio e quindi lì veniva consigliato addirittura un dosaggio di 10.000 unità al giorno. Quindi tantissimo, perché loro mettevano a confronto questo dato anche con la popolazione dell'emisfero australe, perché loro hanno avuto, pare, meno contagi per via del fatto che uscivano dalla stagione estiva. Noi che usciamo dalla stagione invernale in Europa abbiamo avuto appunto i numeri che conosciamo. Visto che hai nominato la vitamina D e fatto riferimento a questo studio, ho letto, diciamo, un po' di tempo fa che addirittura uno studio americano la considera come una vitamina
antitumorale, anche perché adesso noi parliamo sempre di vitamina, ma poi la vitamina D è un pro-ormone e quindi serve come magari sì, vitamina che tutti conosciamo da un punto di vista di problematiche, diciamo osteoscheletriche, osteoporosi, queste cose qua, ma tanti studi oggi hanno visto che è importante per le patologie cutanee e addirittura è importante come praticamente miglioramento delle difese immunitarie. E questo forse, come dicevi tu, sì, abbiamo carenza di vitamina D, metterci al sole l'andiamo a stimolare, però purtroppo, magari siccome, ritornando al discorso iniziale, tutti lavoriamo magari tante ore, poi andiamo a casa, il fatto di mettersi poi al sole costantemente facciamo fatica, anche perché poi la maggior parte dei mesi sono invernali, e quello che io ho notato nel mio lavoro, facendo fare esami ai pazienti e andando alla ricerca della vitamina D, oggi per dire 8 su 10 siamo carenti di vitamina D. Questo forse magari una volta non succedeva perché non si andavano a vedere o a fare certi esami, ma forse anche perché le persone una volta lavoravano magari anche di più nei campi. Quindi quello che io posso consigliare alle persone, magari andate ogni tanto a vedere com'è la vostra vitamina D, perché poi è anche semplice da integrare. Sei al corrente anche di tutte queste cose che ho appena detto? Assolutamente sì, considera che la vitamina D fino a 5-6 anni fa, 10 anni fa sicuramente, veniva sconsigliata l'integrazione, perché essendo una vitamina liposolubile c'era la fobia da parte di molti medici o paramedici che potesse creare un sovraccarico, perché essendo una vitamina che si accumula nel nostro corpo, in realtà se io vado a continuare a prenderla, poi la pericolosità poteva essere un sovradosaggio. Oggi si è visto addirittura che ha latitudini diverse dalla nostra, su persone, su ciclisti, ad esempio turchi, che probabilmente stanno esposti un po' di più rispetto a un imprenditore che sta, o comunque a una persona che lavora in una stanza chiusa, si è visto che hanno una carenza anche in mesi estivi. Quindi si è capito che comunque l'integrazione di vitamina D è indispensabile, o comunque stare esposti al sole è utile. Certo, se uno fa un lavoro all'aperto non ha queste grandi necessità, probabilmente perché sta esposto tutto l'anno, ma una persona che fa un lavoro normale all'interno di una stanza chiusa sicuramente ha bisogno di integrare di vitamina D, non solo nel periodo invernale. La vitamina D è stata correlata a un sacco di la carenza di vitamina D e l'aumento di rischio di molte patologie è stato confermato da molti studi in tanti ambiti. Tu hai citato l'oncologico, adesso possiamo citare quello delle emergenze sanitarie del coronavirus, possiamo citare certamente il conosciuto rischio di osteoporosi, possiamo citare un tipo di malattia o patologia è correlata anche ha delle carenze di vitamina D, non ultimo il diabete di tipo 2 o la difficoltà nel controllare la glicemia nel nostro organismo è legata anche alla concentrazione di vitamina D nel corpo. Quindi ci sono ormai alcune certezze in ambito nutrizionale, che non vuol dire in ambito alimentare, perché l'alimentazione è nutrirsi con dei cibi a caso e soddisfo le esigenze del momento. La nutrizione è una cosa diversa, oltre ad essere una scienza che studia cosa mangio e che cosa ho bisogno di mangiare, è anche un atto totalmente diverso, cioè il capire l'importanza di avere tutti i principi nutritivi necessari per riuscire a fare in modo di essere al meglio della mia performance fisiologica per affrontare, indipendentemente dallo sport, per affrontare la mia vita quotidiana. Quindi la vitamina D è una di quelle cose, e ormai è risaputo che oggi ci sono poche evidenze negative nel dire di assumere la vitamina D. Quindi è uno degli integratori che oggi va per la maggiore, ma è anche perché inizia a essere una vitamina molto studiata, ecco, quindi insieme agli omega 3, insieme ai probiotici e poche altre cose, in realtà sono alcuni integratori o è un'integrazione utile alla nostra salute e alla salvaguardia della nostra salute. Bene, prima parlavi naturalmente a livello di intestino, eccetera, eccetera.
Non voglio entrare, diciamo, in quello che è più la tua competenza. Adesso voglio fare un'affermazione che magari qualcuno mi maledirà, perché andando a tirare fuori oggi i cinesi, sinceramente, non è una bella cosa. Però, per quanto riguarda l'intestino, la medicina tradizionale cinese l'ha sempre ritenuto il secondo cervello dell'uomo, proprio perché l'importanza che una corretta funzionalità dell'intestino faccia stare meglio poi l'individuo. Infatti loro fanno una correlazione poi tra intestino, muscoli, meridiani, energia, e quindi alla fine piano piano comunque questo concetto è arrivato, diciamo, dall'Oriente anche all'Occidente, perché oggi poi ci sono diversi medici che iniziano a basarsi su questi concetti, cioè per dire che la regolazione praticamente microbiotica intestinale può far star meglio l'individuo in generale, sia da un punto di vista non solo intestinale, ma da un punto di vista dell'equilibrio funzionale di tutta la persona. Molte volte quando ci sono queste problematiche a livello intestinale vengono dati dei probiotici, e quindi ti volevo chiedere a riguardo di questi probiotici cosa ne pensi. È bene prenderli solo in certe situazioni o possono essere anche questi integrati in un'alimentazione per far lavorare meglio il nostro intestino, che poi ci porta un benessere a livello generale? Allora, io penso che il nostro intestino, se trattato nella maniera adeguata, dovrebbe teoricamente star bene. L'intestino non sta bene anche per cose al di fuori dell'alimentazione. Molto spesso, come hai detto, l'intestino è considerato il nostro secondo cervello, ma perché? Perché praticamente nell'intestino o in altri tipi di muscolo, praticamente noi somatizziamo le nostre tensioni. Tu mi insegni come fisioterapista che nel trapezio, nel diaframma, io vado ad accumulare anche le tensioni emotive, quindi somatizzo le mie tensioni della giornata. Tant'è vero che nel mio intestino, io dall'inizio della giornata alla fine, sicuramente avrò un gonfiore intestinale più verso sera rispetto al mattino. Poi, dopo aver fatto un'alimentazione corretta, se il mio intestino sta bene, ci possono essere per questi motivi e anche motivi o somatici o altri motivi, certamente dei gonfiori, delle fermentazioni intestinali che mi creano anche una disbiosi intestinale. A livello preventivo, oggi si è visto anche in questo caso che se io faccio un'integrazione di probiotici e prebiotici, quindi entrambi i casi, cioè quindi il materiale nel quale i probiotici possono lavorare, possono trarre dei benefici tutte le parti del mio corpo, quindi tutti gli apparati, ma soprattutto anche a livello preventivo posso prevenire anche in questo caso alcune malattie, e il mio stato di salute può sicuramente averne giovamento. Trovo che può essere interessante fare una integrazione magari anche a cicli, fare un'integrazione di un mesetto e poi dopo magari staccare due mesetti e poi riprenderlo ciclicamente, potrebbe essere una buona idea, oppure nei periodi magari stagionali dove ha più senso, magari nei cambi di stagione. Si possono fare anche queste cose, può essere assolutamente, per la vita che noi conduciamo al di fuori della quarantena, sicuramente può essere d'aiuto. Qua vedo che Nino scrive: quando può essere assunta la vitamina D in qualsiasi momento della giornata? Sì, meglio però al mattino. Solitamente se si usano delle goccine liposolubili, meglio sotto la lingua. Bene, allora ti faccio un'altra domanda, Iader, che è questa. Siccome un'altra problematica che oggi abbiamo, uno perché magari non riusciamo a fare pranzi sempre regolari, oppure da quello che ormai è la nostra alimentazione, che non abbiamo più magari, non so, i pomodori nell'orto, l'insalata nell'orto, oppure non abbiamo più questi cibi così naturali come c'erano una volta, e quindi per qualcuno sì, qualcuno no, e quindi quello che molte persone di noi si possono ritrovare, e questo lo vediamo
praticamente su alcune vitamine, anche queste andando a fare degli accertamenti, che spesso e volentieri c'è carenza per dire che questa è vitamina B, vitamina D, eccetera, eccetera. Da un punto di vista vitaminico, è corretto fare un'integrazione costante delle vitamine? Io penso di no, nel senso che se una persona ha un'alimentazione adeguata, non ha così bisogno selettivo di alcune vitamine. Ovvero è una roba che si faceva più un tempo si integravano tutte le vitamine a massimi dosaggi eccetera, perché si parlava molto di stress ossidativo. Oggi di stress ossidativo se ne parla veramente poco ed è un filone che non ha più ragione di esistere, perché si è visto che comunque lo stress ossidativo in realtà è una roba che è utile al nostro organismo per creare quello che è la supercompensazione nei propri ambiti, cioè il compensare quello che è la nostra quotidianità. Quindi sia se è un atleta, sia se è una persona comunque conduce più una vita frenetica o meno. Quindi trovo difficile, o meglio, io non ne sarei capace di integrare un'alimentazione in specifico, vitamina B12 piuttosto che un qualsiasi tipo di vitamina, vitamina A piuttosto che altre. Trovo che invece la cosa interessante e utile possa essere utilizzare delle vitamine che non creino ricarica nel nostro organismo. Abbiamo citato prima la vitamina D, perché veniva sconsigliata un tempo, perché appunto si accumula nel nostro corpo. Quindi alcune vitamine bisogna stare attenti, cioè la A, la D, la E e la K sono vitamine che sono liposolubili, quindi se io ne prendo troppe il mio organismo oggettivamente le accumula. Al netto della vitamina D, in questo momento non saprei dirvi se è necessario usare altri tipi di vitamine. In questo momento si sta parlando molto della vitamina A, perché pare che sia utilizzata in alcuni campi, soprattutto in alcuni paesi, contro alcune malattie infettive. Quindi si sta parlando dell'integrazione di vitamina A per aiutarci sempre per questo coronavirus. Non lo so, io non l'ho mai utilizzata e non sono a conoscenza del fatto che esistano studi che possano dire integrandosi con la vitamina A piuttosto che la E si ottengono dei risultati. La vitamina E è utilizzata molto in ambito dermatologico, ma probabilmente in casi nei quali il dermatologo ne ritiene opportuno usarli. In ambito nutrizionale l'unica vitamina liposolubile che io utilizzerei è la D. Forse a volte in associazione con la K, ma raramente. Per quanto riguarda le vitamine idrosolubili, quindi le altre, la C, la B, in questo caso la C la uso molto e la faccio usare molto, in quantitativi anche abbastanza alti, soprattutto nella fase invernale, ma dipende anche un attimo dai carichi di allenamento che una persona deve fare. Solitamente mi piace più utilizzare oggi dei prodotti integratori che sono in commercio, che sono derivati magari da una bacca piuttosto che da un'altra cosa, dove ci sono già dei componenti vitaminici anche a bassi dosaggi, però c'è un pool di vitamine che sono ben organizzate tra loro, perché penso che sia più sensato. Se madre natura le ha costruite in quella maniera lì, lo trovo più utile rispetto a dire prendo 1000 grammi di questo, 0,5 grammo di questo, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Quindi secondo me è sensato utilizzare dei prodotti di derivazione in questo caso naturale, ma non perché il naturale, ad esempio la vitamina C naturale derivata dall'echinacea ha più senso, se sono milligrammi, 1000 milligrammi ha più senso rispetto a vitamina C 1000 milligrammi di sintesi, non cambia niente. Non è stato, io ho letto qualche studio e non c'è stata differenza. Sto parlando di naturale inteso come, non so, la bacca di Maki al proprio interno ha già dei polifenoli, ha già delle vitamine, eccetera, e dei minerali che sono utili al nostro organismo. Quindi il mix è già stato deciso a monte da quel tipo di bacca. E lo trovo più sensato, anche se non sono spesso solito a consigliare delle vitamine specifiche, tolto la vitamina D e la vitamina C. Beatrice Pieri chiede, ci può consigliare qualche prodotto commerciale? Ora, non sono solito a consigliare prodotti commerciali. Sugli omega 3 posso spendermi abbastanza facilmente perché
conosco bene il prodotto. Gli Omega 3 dell'Enerzona sono il prodotto più serio che c'è in commercio nel mercato italiano, per via del fatto che è distillato a livello molecolare, quindi quello è utile. Dall'altra parte invece per gli altri integratori, se parliamo di vitamina D e parliamo di quei dosaggi là, bisogna trovare dei prodotti che hanno almeno 5.000 unità per perlina o simili, perché bisogna alzare molto il dosaggio. Cosa ne pensi dell'allenamento a digiuno in caso di corso, bici, in che tempi, modalità, poi la colazione, come va affrontato, integratori, grazie. Beh, questa è quasi una consulenza, ma detto ciò, ma l'allenamento a digiuno è una moda, non ci trovo niente di da supereroe, cioè non è una cosa da supereroe, perché comunque noi abbiamo il glicogeno muscolare a disposizione per poter fare 90 minuti di alta intensità ad alta intensità di attività fisica, quindi non ci trovo niente di che. Una volta, quando seguivo una squadra professionistica della Garmin, litigai con un preparatore atletico tedesco dell'epoca, che adesso è stato praticamente eliminato dal mondo del ciclismo, ma litigai con lui perché sosteneva che tutti gli atleti dovevano fare allenamento a digiuno sempre. Una cosa che notai in quel periodo lì è che molti atleti poi nel lungo periodo accumulavano grasso, perché probabilmente si metteva in atto un meccanismo di autodifesa del nostro corpo. Quindi però per fare un giretto in bicicletta, se uno parte a digiuno, non succede niente. L'importante è che uno poi sappia che è partito a digiuno e poi mangerà a intervalli regolari. Cioè non ci trovo niente da Avengers, ecco, né da supereroe. E dall'altra parte può aver senso l'allenamento dopo la colazione va affrontata come fai colazione di solito. Il concetto è che hai più possibilità se hai fatto l'allenamento a digiuno, come scrivo nel mio libro, fai un allenamento di una corsetta di un'ora, poi fai colazione, perfetto, avrai ancora meno possibilità di ingrassare, perché quel poco di glicogeno che hai usato in un'oretta di corsetta sicuramente verrà riempito dalla tua colazione, quindi questo ha senso. Ok, prima che ti sparo l'altra domanda, anzi prima che inizi a rispondere all'altra domanda, io già te la sparo, perché questa mi pare una domanda interessante. Voglio salutare Luca Lucianico, visto che ci guarda, un carissimo amico di Roma, colui che rappresenta, anzi uno dei colleghi che rappresenta Fisioterapia Italia in Italia. Ciao Luca, adesso vai pure Iade. La visione della MT è molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. La cosa che mi è sempre rimasta a mente è che i latticini vanno a togliere il calcio dalle ossa e quindi favoriscono l'osteoporosi. Cose che la nostra me, io dopo non leggo più nient'altro. Non vedi? Aspetta, cose che la nostra medicina tradizionale invece consiglia di assumere in prevenzione di osteoporosi. Ah, ok. Sì, beh. Ci sono un po' di cose che non tornano su quello che c'è sempre stato consigliato. Raccontato. Cioè, nel senso che in realtà noi da 80 anni, 70 anni, 80 anni sentiamo dire alcune cose, come bisogna mangiare meno di ciò che si consuma, e quindi però la popolazione oggi è obesa, bisogna mangiare i latticini se vuoi fare in modo di avere le ossa sane. Si è visto che le popolazioni che usano più latticini rispetto alle popolazioni che usano più frutta e verdura hanno le ossa malconce rispetto a chi usa frutta e verdura. In più, anche perché il calcio non si assorbe, cioè non è detto che io debba mangiarmi del calcio per poter avere le ossa sane, anzi al contrario, io il calcio in realtà lo trovo e non lo trovo solo nei latticini. E l'altra cosa, per avere delle ossa sane bisogna avere un alto dosaggio di vitamina D, e in più bisogna avere un sovraccarico delle mie ossa. Quindi bisogna fare attività fisica con sovraccarico. Non è da meravigliarsi che le linee guida che ci vengono raccontate da 70 anni, quindi i latticini, i cereali, mi raccomando, meno calorie di quelle che consumiamo, dissociare i carboidrati dalle proteine, le uova aumentano il colesterolo, eccetera. Se tutte queste cose fossero vere, la gente in giro sarebbe magra, sarebbe in salute, sarebbe in forma. Probabilmente io farei anche un altro lavoro, perché racconto il contrario di quello che dico con tutti, quindi probabilmente non avrei il lavoro che ho. Mi parlo un'altra domanda, prima che rispondi volevo giusto fare una considerazione
su quello che è stato chiesto qua riguardo il latte e i latticini sull'osteoporosi. Sono andato a un congresso in Francia, vi parlo forse più di 20 anni fa, anzi forse anche 25 anni fa, ero all'inizio del mio lavoro, dove già un medico francese parlava che assume, che non serviva a nulla assumere latte e latticini per l'osteoporosi. Quindi capite che è un po' che si sta dibattendo su questa cosa, anche perché il corpo non è che più metti dentro calcio e più riesci ad assimilarne, sarebbe troppo bello. Vai Ader. È vero che la vitamina D aiuta al metabolismo? Boh, nel senso che il metabolismo non c'è bisogno di aiutarlo. Se io sono qui con voi adesso a parlare, ho il metabolismo che è vivo. Non c'è bisogno di alterare il metabolismo. Il metabolismo è il processo dei meccanismi corporei che quotidianamente avviene nel nostro organismo e quindi ci mantiene in vita. Non c'è bisogno di accelerarlo o non accelerarlo o decelerarlo, oppure come in alcuni casi quando arrivano in ambulatorio molte persone, in particolare le donne, dicono il metabolismo fermo. Non è così, noi non abbiamo nulla di fermo, perché sennò non sarebbe mai entrata neanche dentro la stanza del mio ambulatorio. Quindi la vitamina D fa bene in generale, non aiuta il metabolismo, fa bene alla salute. Guarda, ti metto questa, Yader, perché è riferita alla domanda di prima sul discorso di quale può essere prodotto, diciamo, commerciale sulla vitamina D. Ah, ok. Qui ce ne sono tantissimi. C'è un prodotto, cioè il problema qui è prendere delle dosi abbastanza elevate. Ci sono dei prodotti, c'è un prodotto della Metagenics che ha 4.000 unità, che ha fatto bene. Ci sono altri prodotti, bisogna prendere la vitamina D3. C'è un prodotto che si chiama Olea D3 Plus, anche questo è in gocce e ha un dosaggio molto elevato, quindi con poche gocce si raggiungono facilmente 10.000 unità. Ma su quello che riguarda la vitamina D vi posso, diciamo, dare anche un consiglio personale, siccome penso che ormai sono 7, 8, 10 anni che assumo vitamina D, e tutto è iniziato anche per me, per caso, con delle problematiche cutanee che, forte di andare dal dermatologo a togliere epiteliomi, basaliomi, cheratosi, poveretto, anche lui non sapeva più cosa fare, ma ha detto che ero il vincitore assoluto nella sua classifica per quanti me ne aveva tolti. Abbiamo fatto l'esame di vitamina D, la vitamina D era non bassa, ma bassissima, nonostante io stavo bene, non avevo nessun tipo di problema, ho sempre fatto sport. E da quando ho iniziato poi a prenderla costantemente, a tenerla, diciamo, in un range buono, tutte queste problematiche cutanee sono diminuite. Quindi io l'ho provato anche su me stesso, che è una cosa che mi ha dato risultato. Quindi posso consigliare a tutti, anzi lo consiglio sempre ai miei pazienti, perché quando mi arrivano con diverse problematiche, fanno tutti gli esami, ma non so perché non viene mai fatto l'esame della vitamina D. E poi ti volevo fare un'altra domanda, Yader. Siccome prima hai parlato di vitamina C anche a dosi importanti, cosa intendi per dosi importanti? Beh, allora, solitamente dosi importanti, l'RDA o quello che ci viene consigliato dagli organi competenti in realtà sono dosaggi molto bassi, siamo ancora a milligrammi, 300-500 milligrammi, da poco è stato alzato qualche valore. In realtà arrivare anche a un grammo non è male, quindi un grammo di vitamina C al giorno potrebbe essere utile, magari soprattutto nella fase invernale, oppure magari anche lì dopo, poi nella fase estiva, uno potrebbe prendere anche a cicli, un mese sì, un mese no, eccetera. Però la vitamina C, essendo idrosolubile, al massimo si espelle tranquillamente attraverso le urine, quindi non c'è questa problematica. Un premio Nobel per la chimica, solitamente si cita sempre lui, che è Linus Pauling, morto a 90 anni, ne prendeva quando stava bene moltissimi grammi, circa 6 grammi al giorno, e stiamo parlando degli anni 80-90. Quindi
Oggi anche attraverso l'inquinamento e tutto questo, noi abbiamo bisogno di vitamina C, comunque anche a dosaggi un po' più elevati rispetto a quelli che oggettivamente facciamo un po' fatica a trovare in molti alimenti. Ultimamente mi capita di non avere appetito per almeno un'ora, quale può essere la causa? Qualche anno fa divoravo anche il tavolo. Non saprei, bisognerebbe analizzare un po' tutta la giornata e forse anche la settimana per capire realmente questa cosa. Non lo trovo neanche negativo o preoccupante, può essere cambiato un po' di cose da un punto di vista anche di abitudini e può essere anche utile a quel punto allora fare l'allenamento per mangiare dopo senza nessun tipo di problema. Adesso qui ti metto una domanda che non è. Rispondi prima tu, poi risponderò io dopo. Ovviamente si vedono tanti professionisti in ambito nutrizionale, come anche in fisioterapia. Quali possono essere i tuoi consigli per scegliere il giusto professionista? Ah, ok. Allora, qui c'è una problematica. Nel mio ambito c'è una seria problematica. Tutti possono fare tutto, e questo è il problema. Sui social poi è una roba incredibile. I social sono una grande potenzialità, però poi danno la possibilità a tutti di poter parlare senza nessun controllo di che titolo di studio ha per parlare di qualcosa che è inerente. Io delle volte vengo ripreso da alcuni miei hater sui digital perché io faccio dei circuitini di funzionale dove faccio vedere che cosa si può fare. Ma io tra l'altro ho anche i titoli per poter fare anche attività fisica, perché io nasco preparatore atletico di quarto livello europeo. Quindi nasco prima da lì, poi dopo ho preso i titoli di studio per poter fare il nutrizionista, il biologo nutrizionista, prima ero un dietista, ho una laurea in scienza del farmaco, eccetera. Purtroppo scegliere un professionista prima bisognerebbe guardare almeno il curriculum, non tanto il curriculum, l'esperienza di vita che secondo me vale molto di più. Però anche oggettivamente se uno vuol fare il nutrizionista bisogna che oggi i titoli che deve avere bisogna che li abbia, o è un dietista. E allora un dietista una volta era una delle poche persone che poteva parlare di alimentazione con approvazione del medico. Oppure è un medico laureato però in una specialistica in nutrizione, quindi solitamente è il dietologo, perché in medicina e chirurgia non si studia alimentazione, neanche oggi. E poi ci sono i nutrizionisti, purtroppo. Sul nutrizione è una roba ancora abbastanza giovane perché parliamo di una legge che è la legge Monti, quindi un decreto recente e ha fatto un po' di confusione perché purtroppo anche i biologi marini o chi ha studiato biologia molecolare, eccetera, passando l'ordine di, passando l'esame di Stato che c'è da poco, in realtà può fare prescrivere alimentazioni a un essere umano, un mammifero bipede. E questa è una problematica perché non ha mai studiato alimentazione. Chi fa biologia studia pochissima alimentazione, da poco c'è scienza della nutrizione umana. Quindi diventa un po' complicato. Poi ci sono le esperienze di vita che ognuno di noi deve avere, le esperienze professionali che ognuno di noi deve avere, e purtroppo io formo circa 300 nutrizionisti all'anno per alcune aziende nell'ambito nutrizione e sport, e ancora molti nutrizionisti non praticano sport, non sanno nella pratica che cosa avviene in uno sport e quindi difficilmente potranno poi prescrivere un qualche cosa di sensato al proprio atleta. Quindi insomma c'è molta confusione. Purtroppo il nutrizionista oggi lo fanno tutti, dal benzinaio a, non so, al farmacista, a, non so, alla cassiera del supermercato, con tutto rispetto per queste professioni. Però essere nutrizionista o comunque saper consigliare un'alimentazione o in caso necessario, anche una dieta non è scontato. Quindi il personal trainer o chiunque prescrive una dieta, ma non ha i titoli per farlo, soprattutto per le tendenze che ci sono in queste prescrizioni, insomma, mettono a serio rischio la salute delle persone alle quali stanno facendo questo tipo di fogli che non possono fare. Sono su questo argomento, sposo pienamente quello che ha detto Iader, e lui dice che nel suo campo della nutrizione naturalmente è un caos. Io posso dire che nella fisioterapia viviamo la stessa identica cosa. Non riesco a capire perché in certe professioni le persone si possono inventare, si inventano. Poi senti dire uno fa i massaggi, quell'altro mi viene a casa, eccetera, eccetera. E
tutti si lanciano e addirittura magari anche per dire figure professionali che hanno anche un titolo, per dire, ma che non è il titolo del fisioterapista, si vogliono lanciare in questo settore. Sono titolati per fare un'altra cosa, ma poi magari o perché lì non riescono, o perché lì hanno difficoltà, o perché la fisioterapia negli ultimi 15 anni ha avuto un discreto sviluppo, anzi, tanto perché, come dico sempre, ho iniziato e sono andato a fare fisioterapia perché mi sono infortunato a 18 anni e non trovavo un fisioterapista. Però non è che perché una professione per anni può avere maggiore spazio e bisogna mettersi a farla abusivamente. Innanzitutto bisogna avere un titolo per farla, che oggi nel 2020 è la laurea in fisioterapia. Una volta in Italia avevamo sei titoli per poter fare i fisioterapisti, ma comunque erano sempre diplomi e sempre diplomi riconosciuti. Io che ormai sono vecchio nel settore, quando ho iniziato a fare questo lavoro avevo un diploma e poi dopo il 2000, quando è uscita fuori la laurea in fisioterapia, sono andato a fare la riconversione del titolo. Quindi innanzitutto partiamo con andare a cercare una persona, un professionista che è qualificato per fare questo tipo di lavoro. Poi, come tutti i lavori, c'è il medico più bravo, l'architetto più bravo, il commercialista più o meno bravo. Quindi capite che da un punto di vista professionale, siccome è un servizio che noi diamo, dipende poi dalle competenze e da quello che uno fa nella sua carriera lavorativa. Io ho avuto la fortuna di iniziare tanti anni fa lavorando insieme a preparatori atletici, lavorando insieme a medici sportivi, lavorando insieme, come vedete, a nutrizionisti, dietologi, eccetera, eccetera. E non mi sono mai messo a fare il loro lavoro, però è normale che cerco di imparare da questi professionisti per poi poter avere un bagaglio e poter consigliare magari anche ai miei pazienti quando è il caso di farsi vedere anche da un altro professionista. Poi dipende tutto dalla voglia di imparare, dalla voglia di fare, dal continuo aggiornamento. Io dopo 30 anni che faccio questo lavoro ancora vado in giro ad aggiornarmi, anche se poi magari sono docente in corsi, in congressi, e quello che purtroppo devo dire è che sicuramente noi che veniamo da una scuola vecchia, per quello che era l'insegnamento di 30 anni fa, forse era un insegnamento più pratico sul campo. Poi nel momento in cui è diventata universitaria, un pochettino, sì, forse. Da un punto di vista di studio ci sono esami in più e argomenti in più, però forse la parte, diciamo, manuale e lavorativa è rimasta un po' da parte. Quindi scegliere un professionista oggi non è semplice. Capisco che chi deve scegliere un nutrizionista, un fisioterapista, ma anche lo stesso medico, perché io quello che dico è un bravo medico. Adesso noi non siamo medici, ma lavoriamo nell'ambito sanitario. È bravo quello che sbaglia meno, perché poi nessuno di noi può essere perfetto. Naturalmente, guardate i nostri curriculum, guardate quello che facciamo, chiedete consiglio magari ai nostri pazienti, ai nostri che sono magari i miei o quelli di Iader, ma anche di altri colleghi, e poi è normale che alla fine la scelta definitiva la dovete fare voi, e a quel punto scegliete bene. Più di così non vi posso dire. Cosa ne pensi, Iader? Assolutamente concordo. Penso che alla base ci siano i titoli di studio per poter fare una professione, dopodiché l'esperienza sul campo e dopodiché poi anche il passaparola funziona ancora molto bene. Allora, Iader, siamo stati un'oretta qua a fare questa chiacchierata. Io spero, anzi, guarda, ti mando l'ultima domanda e poi dopo, se ce ne sono altre per chi ci ascolta e ce le volete fare, noi siamo ben lieti ancora di stare qua 10 minuti con voi senza nessun tipo di problema. Un indice di massa grassa al di sotto del 10% può essere dannoso. Non penso che stai parlando di indice di massa grassa, ma stai parlando di percentuale di massa grassa. 10% dipende.
un atleta, se stiamo parlando di un atleta professionista e maschio, potrebbe, e a seconda di come è stato preso, se stiamo parlando di una plicometria, Jackson and Pollock 3 punti, Jackson and Pollock 7 punti ad esempio, potrebbe essere una buona plicometria, ma non è dannosa per il corpo. Certo è, scendere al di sotto di percentuali intorno al 6% potrebbe essere anche dannoso per il corpo, bisogna capire l'atleta, bisogna vedere in realtà poi anche la massa magra, perché poi quando parliamo di salute in realtà non è la massa grassa a fare da riferimento molto spesso a questi livelli qua, ma a questi livelli qua dipende anche dalla massa magra, a che livello sta. Perché una persona potrebbe avere 10% di massa grassa, quindi essere già molto magro, però avere anche poco muscolo, e a quel punto vuol dire che si sta giocando il muscolo e quindi potrebbe non essere salutistico. Io spero che abbiamo risposto a tutte le domande, rifaccio una carrellata veloce in radar per vedere se ho saltato qualcosa, perché poi ad alcune domande abbiamo magari già risposto indirettamente all'inizio. Vedo che ci siamo, ok, questa è l'ultima, quindi prima di chiudere io saluto e ringrazio tutti quelli che sono stati qui con noi, che ci hanno ascoltato, naturalmente ringrazio te Yader sempre per la tua disponibilità, e a questo punto speriamo che questo periodo non sia poi tanto lungo, perché poi a quel punto noi ci rivediamo a Pesaro e poi tutti questi qua che ci seguono, ci continuano a seguire, li aspettiamo sempre per quella famosa pedalata tutti insieme a Pesaro i primi di settembre. Grazie Yader. Grazie a tutti voi. A presto. Ciao, ciao, ciao.